la bicicamera e quel bel tavolino con la vostra bella seggiolina avevano un banco vecchio così di legno. Anche e sedevano qui, appoggiavano le braccia qui e qui c'è un buchetto, non so se lo vedete, sta là giù. Lì ci mettevano l'inchiostro. Ma bravo, tu lo sai già, lì ci mettevano l'inchiostro. E se guardate, questo bambino ha in mano una specie di bacchettino, una sticciola. L'avete vista ancora la sticciola? Sì. L'astuccio era così. Una scatola di legno con il coperchio, si metteva dentro così e era chiusa. Bella forte, non si rompeva neanche. E la mettevano in una cartella che era fatta di stoffa oppure di cartone. Qui invece si vede che erano un po' più ricchi. Sì, sarà una cartella del maestro questa. Sì, sarà stata del maestro. Sì, vedete? Sarà stata del maestro. Com'era tutta di questa? E dentro c'erano poche cose. C'era la sticciola, il pennino e una matita, però qualche pezzetto dei colori, vedete? Non li buttavano via quando erano piccoli così, ma li conservavano, perché sanno che invece che buttarli li conservavano, chi è che lo sa, che ci pensa? Adesso se uno è piccolo così, mamma lo butto via, invece allora lo tenevano, perché? Perché costavano tanto. Ecco, e avevano pochi soldi per comprarne ancora, vero? Bravi, bravi. E sapete dove ho trovato questo banco? Un giorno a Vigo sono andata a fare una passeggiata. Non c'era neanche un banco nella scuola di quelli vecchi, neanche in soffitta o nella cantina della scuola. Arrivo in una casetta di legno in campagna, dove si vede giù Cavedine da Vigo, guardo dentro, c'è il banco della scuola. Ma è stata una fortuna da non credere. Allora ho fatto una foto e poi mi sono accorta che non era solo. C'era sotto, qui dopo se volete guardare, una bella farfalla con le ali spiegate e non è neanche scappata via. Pareva lì che aspettasse qualcuno che le facesse la fotografia. Ma ditemi voi, avreste pensato di trovare un banco vecchio, antico, in una casetta in campagna? No. E neanche io lo pensavo, eppure l'ho trovato proprio lì. E i bambini, quando avevano questi banchi qui, andavano a scuola, tutti vestiti di nero. Vedete che li vedete qui che lavorano? Avevano tutti i bambini la giacchettina nera. E le bambine una specie di grembiule abbastanza lungo, tutto nero. E quando li vedevi lavorare, guardate, sembravano le formiche, tutti neri così. E voi che siete bambini bravi, che conoscete anche il tedesco, un giorno ho sentito un tedesco che diceva «Arme Kinder, poveri bambini, sono schwarz, così neri». E io ci sono rimasta male perché ero lì orgogliosa, guarda i miei bambini sono tutti ben a posto, tutti neri. Perché se uno arrivava senza giacchina nera, non è che si sgridava, ma si ricordava, guarda devi venire con la giacchettina nera. E i tedeschi hanno detto, poveri bambini così neri, parevano i bambini del lager. E fanno una certa impressione a vederli, vero? E qui sotto vedete che piano piano si vestono colorati, perché noi se uno dimenticava la giacchettina non ci dicevamo più niente. E piano piano con il tempo sono diventati tutti belli a colori e contenti come voi. Ma erano contenti anche neri, sapete loro, non si rendevano conto. Però tutti neri, anche la maestra vestita di nero. Vi piacerebbe essere qui tutti vestiti di nero? No. Ma adesso vi faccio una domanda talmente difficile che se uno la indovina ha il libretto garantito. Perché sarà stato che dopo la guerra i bambini si vestivano tutti uguali? Ho detto dopo la guerra. Proviamo. Forse perché sennò
se qualcuno è più povero, se qualcuno è più povero e l'altro è più ricco, si lamenta. Ma che bravo! Facciamo un applauso. Bravo. Vabbè, proprio per nascondere la povertà, se no uno veniva col bel maglioncino firmato, sapete, di quelli proprio belli, e l'altro come sto bambino qui, che ha un maglioncino fatto con i ferri dalla sua mamma. Avete visto ancora le nonne che fanno? Sì, E se voi guardate quel bambino là vestito di scuro, è tutto contento. Sapete perché? Sentiva che addosso aveva un po' della sua mamma, perché ci aveva fatto il maglioncino e continuava a misurarcelo, a vedere se la manica è abbastanza lunga. Mamma, l'hai finito? No, mi manca da metterti sulla taschina. Adesso ti metto questo pezzetto qui. E quando era pronto, quel bambino lo metteva, andava a scuola, e era il più ricco di tutti i bambini, perché aveva il maglioncino fatto da chi? Da sua mamma. Adesso si va in bottega, anche per il maglioncino grigio, no, lo voglio verde, allora giù quello grigio, prendi quello verde. Vedete che a volte non serve tanto per essere contenti. Sapete, la lavagna ci serviva da telefonino per mandarci i messaggi. Quando i bambini volevano dire qualcosa, che facevano? Venivano dentro un pochino prima e scrivevano sulla lavagna. Gli altri venivano, sedevano, oh, ma guarda, e leggevano quello che c'era su. Non potevano mica mandare il messaggio, perché non c'era. E allora usavano il gesso e la lavagna. No, ho preso solo questi perché sono abbastanza semplici, ma sapesse c'è anche da ridere. E così anche la maestra, quando voleva attirare l'attenzione dei bambini, faceva un bel disegno, quella Rosetta sarebbe stata brava di fare disegni, e quando loro venivano a scuola si mettevano lì e dicevano, ma che bello che facciamo. E era un modo, serviva per scrivere ma anche per mandare i messaggi. Ecco qui, per esempio, compivo gli anni e ha messo auguri maestra Lina, e io non l'ho visti, però quando sono entrata non mi ricordavo più neanche di compiere gli anni, me l'hanno scritto sulla lavagna, c'era già pronto. Che bello! E un bambino, guardate che vi faccio vedere una sorpresa, mi ha anche disegnata, perché non avevano mica la macchina fotografica. Ha disegnato e mi ha detto, guarda maestra, precisa, la faccio vedere. Che bello! E c'è scritto Daniele, guarda maestra, t'ho fatta proprio precisa. Avevo un vestito rosso, ma avevo una piccola spilla, in parte, anche la spilla col disegnino. È una cosa bella, vedete che i bambini, se vogliono, possono essere carini anche con le loro maestre. Non occorre prendere una pergamena, basta un pezzetto di carta. E dopo le maestre lo tengono per ricordo, almeno io. Buon compleanno la maestra Lina, ha 53 anni. E fa punta c'era, ma sai, era un contegno. Bisognava stare attenti a non farsi male, perché se la partita si spuntava, si prendeva il coltellino pian pianino e si faceva la partita. Ma dopo si disaffina a scuola il coltellino? Ecco, non si poteva mica, gli aiutava la maestra. E la maestra insegnava però anche ai bambini, come a voi, che vedo che la vostra maestra mi ha insegnato bene, a chiedere la parola. Questa è proprio una ricchezza di questa classe. Nessuno chiacchiera senza chiedere la parola. Allora ho detto, quando venite a scuola dovete entrare e dire buongiorno maestra, abbiamo fatto le prove bene. È arrivato il direttore Biscaglia, venivano dentro buongiorno, bravi, bravi. Arriva il quartiere, aveva la cartella che arrivava fino per terra. Mi guarda e dice, che bella scarpa, bella. Mi ricordo il direttore che ha riso perché non se l'aspettava. Allora che si sono messi a fare i pensieri,
arriva un bambino con un pensiero proprio, era felice lui, perché un bel pensiero così non l'aveva mai visto. Sapete cosa vi è scritto? Quando il mio papà dorme, ronza. Dopo un altro ha detto, io lo faccio ancora più bello. Ha fatto un altro pensiero, ha preso due pagine, l'ha fatto grandi così, e sapete cosa ha scritto? La mia mamma slarga le giacchette sul ponticello. Era di una felicità incredibile. Allora, la scuola una volta era diversa da adesso, sapete? Non c'era una bella classe così, bella grande, messa bene al sole così. Si faceva anche in case private. Quelli che avevano spazio prestavano l'aula per farci dentro la scuola, e i maestri, sapete chi erano? Erano delle persone che sapevano qualcosa, che ragionavano bene, non è che erano maestri come quelli di oggi, erano dei maestri improvvisati ma bravi, perché i bambini imparavano, e per andare a scuola dovevano un po' pagare. Allora, come ha detto lei, si vedeva la differenza tra i bambini ricchi che pagavano e i bambini poveri che dovevano starsene a casa tranquilli senza andare a scuola e diventare asinelli. Allora cosa hanno pensato? Guarda, chi non può pagare si farà aiutare un po' dal comune. Oppure aiutavano anche delle associazioni come Avigo, la Vicinia, Donego. Pagava la scuola quasi a tutti. A Vigo la scuola era in alcune case in mezzo al paese. Dopo l'avevano portata in una casa che guarda giù verso Cavelli e dopo l'hanno costruita nuova. Invece la vostra, la scuola di Cavelline, quelli che ci sono qui di Cavelline, prima era giù in piazza dove c'è la fontana. Sapete che c'è la fontana, c'è quel portico lì, andate sotto, arrivate su alla casa di riposo. Ecco, era in quella casa lì sopra il portico. Sì, dove c'è il negozio di frutta e verdura. Però c'erano tanti bambini che non ci stavano, allora hanno comperato due stanze nella casa di vicina, nelle stanze comperate mandavano le bambine. E nella scuola di prima mandavano i maschi, perché non potevano andare nella stessa classe maschi e femmine. C'era la classe dei bambini e la classe delle bambine. E vi pareva una cosa giusta? No. No, voi siete bambini e bambini. Se dicessimo vi prendiamo tutte le bambine e le mettiamo da un'altra parte, vi piacerebbe? Sì, a qualcuno sì. Ha detto di sì, no. Qualcuno ha detto di no. Dopo hanno costruito la scuola nuova e l'obbligo scolastico. Sapete che a quegli anni lì noi non eravamo con l'Italia, noi eravamo con i tedeschi, eravamo con l'Austria. È troppo difficile, no? O lo capiste? Eravamo con l'Austria e allora le regole della nostra scuola ce le mandavano da Vienna o da Innsbruck invece che da Roma e da Trento. Le mandavano scritte in tedesco. Allora mio papà prendeva. Ecco. E l'imperatrice d'Austria ha fatto una legge che tutti dovevano andare a scuola. E ha tirato le orecchie a tutti i sindaci e ha detto voi dovete preparare le stanze, i maestri e anche da pagare i maestri e deve cominciare questa scuola ben fatta e non pagata un po' da uno o dall'altro. È obbligatoria per tutti. Sicché noi, che siamo stati sotto l'Austria, abbiamo cominciato a distruirci molto prima che fuori dal confine, perché in Italia le regole sono arrivate più tardi. E allora siamo anche orgogliosi di quello, siamo stati ignoranti un po' meno degli altri.
Volevo far vedere qui nel vecchio registro del 1908. Un attimo, che c'è scritto Tirolo. Ecco, Tirolo. Tirolo è una regione da Trentino. Trentino. C'è scritto Trentino. Tirolo e c'è scritto il distretto di Trento. Cominciamo con le domande. Quante ore di scuola facevano gli alunni al giorno? Oh, ecco, quante ore di scuola al giorno? Pensa che all'inizio, prima ancora che andassi a scuola io, andavano a scuola solo il sabato e la domenica. Perché gli altri giorni i genitori li portavano con sé in campagna o nel bosco a fare la legna e i bambini erano in giro con i loro genitori. Dopo hanno cominciato a fare solo la mattina. Dopo ho cominciato a fare fino alle ore 11, poi 3 ore andavano a casa con la mamma e il papà e poi facevano 2 ore la sera. E poi adesso li hanno preso dalle 8 fino alle 4. Sicché hai cominciato con poche ore e poi hai continuato a completare. A completare. Bene, una bella domanda. Quando tu eri maestra, quali lingue straniere si insegnavano? No, guarda, noi avevamo 2 lingue. Una era l'italiano e una era il dialetto. Che il nostro dialetto è una lingua bellissima. E io sono arrabbiata perché dopo l'hanno lasciato cadere. E quando ho un momento, magari sono lì che pranzo, mi viene in mente una parola, cerco sui vocabolari, è tedesca. E qualcuno dice, oh mio papà, di tovol prosac, brot, sac, prosac, il sacco per il pane. E ho scoperto che nel nostro dialetto, qui della valle, c'è molto, molto, molto tedesco. E dico sempre, qualche volta lo raccolgo, perché faccio gli appunti sul vocabolario, magari lo do alla maestra Rosetta, perché sarebbe bello di l'italiano era la lingua ufficiale che per tutti i bambini di tutta l'Italia è importante che ci sia una lingua per tutti. E il dialetto era la lingua della nostra valle. E si cercava di correggere chi scriveva slarga le giacchette. E loro adesso hanno una ricchezza incredibile, hanno il tedesco e anche l'inglese. Com'era organizzato l'uscita della scuola? Oh mamma mia! La fisica domanda. All'inizio, guarda, i bambini aspettavano tutti di uscire perché erano affamati, mangiavano poco, non avevano con loro la merendina per le 10 e guardavano l'orologio per arrivare a casa. C'era in tutte le case la mamma che li aspettava. Ma vieni piccolo, t'ho preparato il pranzo. E i bambini, quando era ora di andare a casa, bisognava frenarli nella scuola e dire adesso vi mettete in ordine perché dobbiamo scendere le scale, se no magari ci andate giù a rotoli, e dovevano uscire in fila e dire buongiorno, buon pranzo. E dopo 4 urli scappavano felici a casa. E io sono arrivata negli anni 80 a doverli spingere fuori dal portone. E sono rimasta quando un giorno un bambino mi ha detto ma no maestra, io posso fermarmi di più perché ho qui la chiave di casa in tasca. E allora quella chiave di casa in tasca mi ha fatto capire ogni cosa. Che vorrà dire avere la chiave di casa in tasca? Che se la porta si è chiusa la puoi aprire. E la puoi aprire, è una bella risposta anche questa, vediamo se qualcuno, tu? Perché almeno poteva restare di più se la mamma andava a fare la spesa e quello tornava quando vuole. Anche una bella, ti avvicini anche tu, lui hai cominciato ad avvicinarsi, tu hai fatto un altro passo, vediamo lui. Se andava a casa e non c'erano i genitori. Hai capito? Lui sapeva che la casa era chiusa. Perché era chiusa? Perché non c'era. E dove saranno stati quei genitori? A lavorare. A lavorare, perché hanno cominciato a rifare le case.
e dovevano pagare, non avevano i soldi, dovevano andare a lavorare. E al loro bambino che lasciavano? La chiave, bravo. Andavano tutti a piedi, sapete perché andavano a piedi? Perché l'imperatrice d'Austria ha detto: io voglio che dappertutto dove ci sono bambini e vicino c'è o una canonica o un'organizzazione, ci sia una scuola. Allora, qui adesso quante scuole funzionanti abbiamo? Cavedine, una. Allora ce n'era una a Luc, una ai Masi di Vigo, una a Vigo, una a Brusino, una a Cavedine, una a Stravino e una giù ai monti verso il lago di Cavedine. C'erano 7 scuole vicine ai bambini. Guarda, questa è una bella cosa che mi hai chiesto, perché io ero innamorata di poter insegnare tutto. Quando vedevo che i miei bambini della scuola, compreso il suo papà, erano stanchi, cosa facevo? Li portavo giù a far ginnastica. Bastava 20 minuti, poi tornavi su, potevi fare italiano. Quando un po' perdevano l'attenzione, potevi fare canto e potevi alternare le materie in base al passo dei ragazzi, non in base a quello che vuol fare la maestra. E allora fai scuola con i ragazzi, quasi ti insegnano a fare scuola, perché non si può pretendere di fare magari 2 ore di matematica se loro in un'ora si stanno. Poi hanno cominciato a cambiare e a mettere tanti maestri. Uno fa matematica, presti che arriva quella di matematica, dopo magari tu vorresti finire ad insegnare la divisione, ma viene quella del canto, perché ci sono degli argomenti che si vorrebbero cambiare. Io ho un po' sofferto di questa cosa. E anche l'affezione per i ragazzi che hai avuto sempre è diversa. È diversa, ma loro sono tanto intelligenti e bravi che si adattano a ogni novità. Fosse anche negativo, loro camminano, loro vanno. Come insegnavi ai bambini a scrivere i testi? A scrivere testi? Sì, come che ti devo dire che qui dietro al libretto vedi questi bravi bambini. Perché sono stati loro e ve l'ho messi dietro qui sul libretto. Io mi sono accorta che facevano i conti, cantavano, facevano drammatizzazioni, ma quando c'era da scrivere, da fare i testi, erano molto svogliati. Anche oggi scriviamo. E allora ho cercato di trovare il modo per far piacere di scrivere. Prima cosa, uscire. Guarda, questa bambina è fuori che fa un compito, questa qui ne fa un altro, questo bambino qui è una stagione diversa, vedi, e sta osservando. Questo avevamo fatto lo sviluppo di un bulbo, sta descrivendo. Le cose vere, reali, avvicinate piacevano anche a loro. E allora li portavi in una stalla, li portavi dove, in campagna, dovrebbe esserci da campagna. Ecco qui, in campagna, aveva a parlare con un uomo che aveva la falce. Qui hanno visto come fanno a insilare il mais e qui anche a mettere via le cose per l'inverno, per gli animali. Qui anche a vedere come fanno a mettere il concime nella campagna. E avevo preso l'erpice. Ecco, qui c'è un trattore, non so se lo vedete il trattore azzurro. No. E dietro sono caricati tutti i bambini. Come? Ci sono su tutti i bambini perché non capivano che se faceva la storia del grano, seminare, sarchiare e sacchiare. Non sapevano cosa vuol dire. Ora ho visto che un giorno si stava sacchiando un campo, era come una specie di griglia
con sotto dei chiodi, la attaccavano al trattore e la trascinavano. I chiodi passavano tra le piantine, poi le piantine trovavano la terra bella soffice e cresceva meglio la pianta. E questi bambini hanno detto andateci su, perché così calcate di più e il campo diventa più bello. Allora portate fuori e poi ho detto facciamo un libretto. Tutti il libretto li attirava. Che personaggio vorreste mettere? Io questo, io quello, ho dato un biglietto e c'era, è risultato il topo, l'aquila, la tigre e l'elefante. Non possiamo metterne quattro, allora vediamo bene da un altro, speriamo che qualcuno vinca. E ha vinto il topo, una cosa strana perché non me l'aspettavo. Allora che topo volete fare? Un topolino piccolino che passa dappertutto, un topo grande, forte, che si fa rispettare? E ha messo il topolone Jimmy. Quante classi c'erano nella scuola dove insegnavi? A Vigo ne avevo una sola per 30 anni. C'era ad esempio appena arrivata io ho avuto una quinta di 27. Quindi per esempio qui arriva Babbo Natale, guarda bambini che ci sono lì. Quanti tocca terra, saranno stati 50-60. Quando andavo molto lontana, dentro in giudicarie, ne avevo due, a Londra ne avevo cinque. E allora era un po' complesso perché dovevi fare la preparazione intanto che uno scrive l'altro. Era pluriclasse? Era pluriclasse di montagna, Londra. Nella tua scuola c'era l'aula insegnanti, l'aula computer e altre aule particolari? Nella mia scuola non c'era solo la classe e il corridoio, non c'era l'aula insegnante, non c'era bisogno perché ogni insegnante curava la sua classe. Sì, c'era un po' di rapporto trasversale, ma non era necessario come adesso. No. Quali feste c'erano nella tua scuola? Come si festeggiava? Se voi guardate dietro al libretto, c'è il sindaco. La vedete una lavagna? Sì. E cosa c'è sulla lavagna? C'è la festa di Santa Lucia, Santa Lucia. Vedete che c'è Santa Lucia che viene, c'è lì la luna. C'è lì la luna che ne è sopra le case. Ecco, allora si festeggiava Santa Lucia disegnando qualche cosa, vedete, ma serviva sai la lavagna. E in prima trovare quello che manca dietro la lavagna. Magari facevamo un po' d'acqua, dopo un giorno c'era un pesce, dopo che ci sarà oggi, va. Giro e il dietro era il più segreto. Natale, Pasqua e compleanni. A Carnevale avevamo imparato a suonare con il flauto, facevamo il giro del paese. E dopo facevamo la festa degli anziani, chiamavamo quelli più anziani del paese. I bambini servivano una merenda. Prima facevamo le interviste a vedere come mai hanno raggiunto quell'età, come si nutrivano, cosa facevano quando erano ammalati. E quasi tutti dicevano: io mi faccio una buona camomilla con il limone per tutto il malessere che posso capitare. E un uomo ha detto: vino bello rosso a colazione, a pranzo, a cena. Erano scandalizzati. Ti ricordi a quante classi hai insegnato? Dove hai insegnato? Ho insegnato in tante classi nel Trentino. Mi pare che avevo fatto 23 paesi. Vigo, Brusino, Caveri, nemmeno Stravino, Elasino, Calavino, a Samone, vicino a Strigno, a Brione, vicino a in fondo a Piave, a Dro. E quando venivano i direttori mi chiamavano: vieni a vedere che bravo il nostro maestro. E io volevo che non venissero. Pensate che ho sempre voluto fare la maestra.
prima di andare a scuola, a casa mia, sapete cosa c'era? Un poggiolo e sopra ce n'era un altro matto così, e tra un poggiolo e l'altro c'era una lunga scala di legno. Io chiamavo tutti i bambini che abitavano in giro, ce n'erano, gli sedevo uno per gradino e facevo scuola, e non ne andavo ancora a scuola. E la nostra lavagna era una vecchia botte buttata fuori dai lavatrici. Godevano forse più di oggi con tanti giocattoli. Ti piaceva fare questo lavoro? Perché? Mi piaceva tanto, e pensate che sono sempre stata con i bambini. Anche quando studiavo l'estate, andavo in colonia, avevo le squadrette giù a Livorno dei bambini, poi facevo il dopo scuola. Poi avevo messo su un gruppo per insegnare l'estate quelli che non avevano persone che li aiutavano a recuperare. Ma forse ce l'avevo proprio dentro, la voglia di vedere che imparano qualcosa. Avevo un nonno molto bravo che ci preparava per andare a scuola, ma lui aveva, prima che mettessero la media obbligatoria, facevano la quinta, la sesta e la settima, e imparavano molto perché lui sapeva fare radici quadrate, anche se non aveva fatto le medie. E mi aveva proprio, ci insegnava usando dei materiali, le noci, le nocciole, spartissi, dividi. E forse quello anche poi, l'unico libro bello che aveva era la Bibbia episodica. Ci leggeva e allora ci insegnava anche a leggere. E penso che sia uscita di lì la volontà. Quando tu insegnavi c'era la mensa? E non rimanevano mai a pranzo, perché a pranzo andavano a casa dalle loro mamme. E quando erano le due tornavano ancora due ore a scuola. Si interrompeva per tre ore perché così si riposavano un po'. Ho fatto attività di gruppo? Se sì, quali? Lì l'attività di gruppo era molto frequente, sai, perché a essere una classe sola si facevano i gruppi anche per forza maggiore. È quando le classi, i bambini sono diversi che è più complesso. Mm-hmm. E mettevi il capigruppo, almeno quando c'era un certo numero io facevo quattro gruppi. Anche per fare questo libretto avevo fatto quattro gruppi. Ogni gruppo faceva una puntata, ma dopo non sceglievamo le quattro puntate, andavamo a leggerle ai bambini di quarta, loro votavano e dovevamo mettere su la puntata che vinceva. A me magari quella lì proprio non piaceva, ma se piace a loro mettevamo su quella. Sicché ogni gruppo faceva un capitoletto, poi andavamo in quarta e i bambini di quarta sceglievano la puntata che doveva essere messa nel libro. Che bello! E così imparavano anche a leggere il corsivo e anche la collaborazione della tua classe. Quanti alunni c'erano in una classe in tutta la scuola? Guarda, da principio io sono arrivata nel 1970. Parli di Vigo, vero? A Vigo. A Vigo, ecco, ascolta bene. Ce n'erano 20, dai 20 ai 27. Grazie. Dopo sono diventati dal 18 al 24, dopo dai 16 ai 22 e hanno continuato a calare perché le famiglie sono diventate più piccole. E quando ho finito erano 10 anche una classe. Maestro, hai insegnato a qualcuno dei nostri genitori? Ma forse io ho insegnato a tua zia, al suo papà, a Rudy, a mia nonna, a Lady, sua mamma, di quella bambina lì, al suo papà, al sindaco, al papà di questo bambino qui. Quante maestre insegnavo in una classe? Fino a un certo punto, verso gli anni 90,
c'era una classe con una maestra sola. E dopo ho cominciato a insegnare insieme 4-5 maestri. Facevate delle uscite didattiche dove? Uscite sì, facevamo tante uscite, molte uscite. Andavamo a vedere musei più che altro, perché quando sono un po' piccoli. E poi facevamo tanti esperimenti di scienze. Le scienze le facevamo tutte all'esperimento. E allora uscivi per la raccolta. Avevamo allevato i girini in una pozzanghera e un papà ci portava quasi tutti i giorni l'acqua perché non morissero di sete fuori alle vigne. Quali strumenti usavi per le tue lezioni? Usavamo tanti strumenti, anche l'episcopio. Il microscopio, mettevamo le particelle sotto. E lo sai tu cos'è il microscopio? Ecco, e vedevamo le cose come erano fatte, proprio ingrandite. E dopo facevamo come esperimenti tutti i pesi, le misure, il sacchetto di terra che pesa un chilo, quello che pesa metà, il litro di acqua, il mezzo litro. E avevamo una lavagna, una cattedra piena di misure e di pesi, e facevamo le misure reali, andavamo a misurare metro per metro l'etometro, il chilometro. Ci mettevamo tanto, però capivano che il chilometro è lungo, erano stufi morti, non lo confondevano col chilogrammo. E sì, che se ne hai pochi, puoi farli più come uscite e esperimenti. E quali motivi i bambini ti facevano arrabbiare? Ma a dirti la verità, io non mi arrabbiamo mai con i bambini. Senti, anche quando spiegavo, mettiamo l'acqua, quando si usa, e me la sbagliavano la metà, dicevo, non ce l'hai spiegata bene tu, mi dicevo. Invece che dire asinelli, ho sbagliato tutto. Perché a volte non si deve, anche la maestra deve cercare la strada giusta perché i bambini capiscano. E poi avevo un metodo per correggere, ma lo fanno anche gli altri. Prendevo un quaderno, correggevo un quaderno col nome del bambino e scrivevo i suoi errori. Poi correggevo l'altro, gli errori quel bambino lì. Perché se uno sbagliava l'H non era giusto tormentare tutta la classe a fare, per fare anche l'ortografia individualizzata. E ci riesci a rimediare meglio che a fare le cose generali, ma senza brontolare se sbagliavano, perché cercavi di esercitarli. Però allora c'erano bambini bravi come voi. Vado 2 ore che sono qui e che bravi. Adesso sono. È stanchi ovviamente. Avete le maestre d'oro voi, eh? Come hai fatto a tirarmi così? Ma i bambini avevano stanchi libri scolastici come noi? Guarda, hai fatto una bella domanda proprio. Una volta c'era un libro, io ho 9 fratelli, così, e passava dal più grande, quando passava nella classe lo davi a quello più piccolo, alla fine una famiglia aveva usato lo stesso libro. Sicché noi quei libri lì che prendevamo in mano già li conoscevamo se avevamo fratelli. Dopo è cominciata la scuola, anche avevi un quadernetto grande così, non quei bei quadernoni che avete adesso. Vi racconto un piccolo fatto che era capitato a mio fratello. Lui non voleva mai leggere, era il più piccolo di tutti, ma ci faceva proprio, sai? E allora la mia mamma si sedeva lì con lui e lo aiutava a leggere. Un bel giorno ha detto a mio fratello, la mia mamma, io e lui, io sono, guardava in giro,
un asinello, che non sa leggere, che non sa leggere. Oh, cosa ho letto? Sono un asinello che non sa leggere. Da quel giorno si è messo e guardava bene. Prima la mia mamma le diceva domani, e lui domani guardava di non lasciarsi imbrogliare, e ha imparato a leggere. Era mia mamma, la imbrogliava ogni tanto. Io sono un asinello che non sa leggere. E noi raccontavamo delle belle storie lunghissime ai bambini, perché non c'era la televisione. Io cominciavo una storia in ottobre, la finivo magari a Pasqua, perché venivano vai avanti con la storia. E allora ti obbligavano a mettere, sai, magari gli ultimi 5 minuti, e loro proprio ascoltavano le storie come se fosse la più bella trasmissione. I bambini avevano un quaderno per ogni materia? E questo penso di sì. Avevano il quaderno di conti, di lingua, di storia, di geografia, di scienze, ormai facevamo le schede, però non c'era la macchina fotocopiatrice e non c'erano le fotocopie. Quando era tutto in bianco e nero, quando qualcuno faceva, tipo parlava senza permesso, mi facevano male. Io non l'ho mai presa, perché se vedevo la maestra un po' arrabbiata avevo il coraggio di andare via. Però i maestri avevano un indice, e se un bambino faceva una mancanza piccola ci battevano sulle mani con la parte dell'indice più sottile. Se faceva una mancanza grande lo giravano e ci davano 4 botte sulla mano. Il maestro aveva il metro, ma lui ci scherzava, diceva quasi o non ammazzate, fame intanto a quello che faceva qualche cosa che non andava, dava una lezione. Poi i maestri davano anche i castighi, erano severi. Se un bambino chiacchierava, ma dovevano scrivere 100 volte, a scuola devo fare silenzio. Oppure ti mettevano fuori, scalzo, nel corridoio, e tutti quelli che uscivano per andare al servizio dicevano: ah, sei in castigo. Era un'umiliazione. Facevano anche le scalate, però facevano una grande montagna con le bandierine. Se uno era bravo faceva un passo, dopo ne faceva un altro, e il primo che arrivava in cima alla montagna prendeva un bel regalo.